Ma buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori. Buon pomeriggio, io sono così oggi. Va bene, il Moist Critical italiano, QWERTY spiaggiato sulla sedia. E benvenuti, benvenuti. Oggi selvaggio, più leonesso. Però mi devo mettere le cuffie, se no non sento un cazzo. Eccomi. Guardate, poi capite perché io non... cioè me li devo piastrare, perché altrimenti sono enormi, sono noiosamente voluminosi e quindi devo tenerli sotto controllo. Grazie mille Lisco della sub, 27 mesi insieme. Ragazzi, ancora una volta metto le mani avanti, è indicativo il sub goal. Attualmente Twitch ci dice, magari, che ieri in un giorno abbiamo fatto qualcosa come 3500 iscritti, solo ieri. È completamente impazzito. Era già successa una volta sta cosa, ma tanti anni fa, e boh, ogni tanto gli vanno in banana i sistemi, quindi le stiamo tenendo a mano, sostanzialmente facendo il conto con i singoli report. Però possiamo dirvi che il totale non è buggato. Il totale dovrebbe essere... Chiara lo può leggere in basso a destra nella schermata degli abbonamenti, sotto le statistiche delle views di OBS, proprio nella schermata di OBS. Giusto, è corretto. Quindi il totale di abbonamenti mensili attualmente attivi sono 6.770, quindi in realtà andiamo per una sorta di mini record del canale, almeno rispetto al mese scorso, però Ad oggi, diciamo, al 21 del mese ne sono stati fatti 4.412. Crediamo. Crediamo perché dobbiamo contare a mano. Grazie mille a Kikimunk che si abbona per il 19° mese. Tutto pronto per questa maratona di competitivo di fine settimana, ragazzi, sarà gran poggata. Grazie anche a Matt Rad che si abbona per il 13° mese e a Triampon che si abbona per il 25°. Buonasera, Saido, anzi buon pomeriggio. Ci tenevo come sempre a ringraziare te, Chiara, per tutto il vostro immenso lavoro, sia qui che su YouTube. Hype per domani. Grazie a Lisico che si abbona per il 27° mese, grazie a Dado che si abbona per il 15°. No, in realtà l'ho fatto ieri lo shampoo, ragazzi, non sono fresco di shampoo, però volevo lasciarli un attimo slegati in questi giorni per arrivare con i capellini belli freschi all'internazionale di Francoforte, quindi ecco perché non sono legati. Dicevo... sono molto in hype per l'internazionale di Francoforte e peraltro, ho appena finito di scrivere una parte del comunicato stampa che andrà, credo, online tra stasera e domani, rilasciato anche da Nintendo. Ho fatto un po' di scouting di statistiche per Nintendo, le condivido anche con voi. In sostanza abbiamo, aspettate un attimo, sta per succedere... No, uno starnuto stava per arrivare, ma poi l'ho detto e quindi ovviamente non è arrivato. Ma secondo me si rifarà capolino tra poco. Abbiamo 8 italiani su 24 giocatori qualificati all'interno della top, appunto, 24 degli europei. Il primo qualificato al mondo, il primo con più championship points al mondo è italiano, Federico Campolesi, anche se ha accumulato championship points anche nelle stagioni passate come senior e non solo come master, però vabbè, comunque lo citiamo perché è comunque un gran giocatore che ha fatto buonissimi posizionamenti anche da master negli scorsi tornei. E abbiamo tanti titoli da difendere perché è un... Ma grazie Serena Hawk delle 5 sub in regalo, grazie mille. Abbiamo un duplice titolo da difendere sostanzialmente, ragazzi, perché da una parte siamo gli ultimi campioni internazionali cronologicamente parlando. L'ultimo internazionale Play Pokémon è stato nel 2020 a Melbourne, è stato quello dell'Oceania. Purtroppo un internazionale che non ricordo con grande piacere, ma non per la vittoria di Marco Silva, al contrario, quello mi rende super contento, ma perché è stato l'internazionale poco prima della mia... esplosione ansioso ipocondriaca. Parliamo del 2020, il climax, diciamo, di quello stato mentale purtroppo non proprio piacevole che avevo al tempo. Subito dopo l'internazionale di Melbourne arrivò un grandissimo breakdown mentale mio, anche se ovviamente ho cercato di non farlo arrivare nel lavoro, spero di esserci riuscito, e poi insomma cominciò il mio percorso di cura che è finito ormai tanto tempo fa, però comunque ecco, ricordo bene che dopo quell'internazionale non stavo benissimo mentalmente. Quindi l'ultimo internazionale cronologicamente parlando è quello del 2020 di Melbourne, Oceania, vinto da Marco Fiero, Marco Silva, ovvero Marco Silva in arte Marco Fiero. L'ultimo internazionale europeo è del 2019, ragazzi, dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare a Ultrasole, Ultraluna per ripescare purtroppo l'ultimo internazionale giocato in Europa, in quel di Berlino. Ve lo ricordate? Si va a Berlino, Beppe, ma c'eravamo già. E vinto da Flavio Del Pidio contro Davide Carrer, quindi una finale tutta italiana che ci portò a Godopoli ancora prima di giocarla la finale, perché sapevamo che sarebbe comingato a Roma l'internazionale di Berlino. Quindi... abbiamo, esattamente, brava Martinart, aprile 2019. Grazie intanto a Serena Hawk che regala 5 sub, dolcissimi ragazzi, grazie mille al solito. Sub di festeggiamento dell'arrivo dell'internazionale. Finita questa diretta io fuggirò a continuare l'allestimento per domani. Abbiamo tantissime cose in preparazione, voi non avete idea di quante cose ci saranno in questi 3 giorni. Saremo in 4, un inviato che farà il ruolo del Nencini, e 3 caster che siamo io, Andrea Di Tivoli e Alessio Vinciguerra. Quindi non saremo in 4 come al solito durante gli internazionali, ma in 3 perché banalmente tutti gli altri sono a giocare, quindi non è stato semplice formare un team da 5. Ho ristudiato il VGC tantissimo, ragazzi, tantissimo. Ho guardato un botto di partite e non saranno comunque mai abbastanza, ma ne ho guardate un botto. Quindi sarò tutt'altro che vergine nel commentare, insomma, di venerdì, sabato e domenica. Ho visto tutti gli archetipi, anche e soprattutto perché voglio sorprendermi insieme a voi qualora dovesse uscire fuori qualche pick strana. Mentre ovviamente se io fossi vergine di VGC 12 non mi renderei conto di cosa è una pick strana e di cosa non. Quindi ecco perché mi sono aggiornato. Allora, grazie a Rookid che si abbona per il quarto mese, super hype per il ritorno del VGC competitivo, grande Saido, saranno 3 giorni di fuoco. Beh sì, grazie a Martin Art che si abbona per l'undicesimo mese. Tra l'altro ragazzi abbiamo la Genkidama di chiunque perché Twitch ci ha messo in home page per 3 giorni, saremo anche in home page di Twitch domani, sabato e domenica. Quindi Twitch, riflettori puntati sull'internazionale Francoforte, comunicato stampa di Nintendo, voi qui a supportare con le sub. Il competitivo Pokémon sta tornando con forza e come dico da ormai giorni, la community Pokémon in questo momento ha un'occasione, quella di interessare molti altri al competitive. Un altro salto rispetto a quello già fatto nel 2016, perché questo canale Twitch oggi arriva a molte più persone, a molti più videogiocatori anche non Pokémon, e questo è il momento di sentirci dire per le sub del prossimo mese: figo Saido, sono venuto qui per Dark Souls, sono venuto qui per Omori, sono venuto qui per Resident Evil 8, sono venuto qui per Liza, sono rimasto per Zacian attacco rapido. Spoiler, c'è. Non è una cosa che ho detto a caso. Esiste Zacian con attacco rapido, ha avuto una crescita negli ultimi 2 mesi, è un trend settato dal Giappone. Sì ragazzi, ho studiato a questo livello di dettaglio perché sennò che cazzo. Ma sì, esiste questo trend nato dal Giappone, poi ormai diffuso sì, un po' ovunque. C'è Zacian attacco rapido che serve praticamente per avere su questo output damage setter un grande rompitore di sash. Ha un 10... Sai che non così poco usato, Alemonni? Ho guardato il trend setting di Picalytics, sta salendo sempre di più. Siamo tra il 10 e il 15% sugli Zacian totali, non è poco Non è poco. E quindi serve per tirare quel cippettino extra a un Regieleki Sash, a un altro, a un Indeedee Sash, e praticamente toglierselo dalle palle. Quindi sta crescendo. Io mi aspetto che vedremo effettivamente anche Zacian attacco rapido all'interno di Francoforte. L'ho visto ieri in una live del Pardo, ecco, Zacian con l'attacco rapido. Ma non mi sorprende, ragazzi, c'è una funzione fighissima che vi faremo vedere durante l'internazionale Francoforte, che è il trend di Picalytics. Praticamente Picalytics adesso ti fa vedere nei mesi come mosse e item cambiano sui Pokémon, o abilità se sono multi-abilità. E quindi tu puoi fare proprio una storia dell'evoluzione del meta. Molto, molto figa come funzione, la useremo un sacco durante lo streaming per vedere come si sono evoluti, dato che insomma questo meta ce lo teniamo. Noi siamo usciti da un momento di... No, è una zanzara, ok. Dicevo, siamo usciti da un meta a stagioni, ai tempi di Ultrasole e Ultraluna, e anche nel 2020 si stava prospettando un meta a stagioni a livello di ban list. Ma a sto giro non sarà così, cioè il meta che ci prendiamo ora è il meta del mondiale, quindi, ed è il meta che gira già da un po', di conseguenza preparatevi, sarà un'evoluzione agosto rispetto a ora, non un cambiamento radicale, quindi studiare sin da ora, sin da adesso, ok? Le call del meta sarà utile per creare un percorso proprio narrativo, sportivo, che si concluderà agosto, che agosto avrà il climax. Grazie a Squiberto che si abbona per l'11º mese, grazie a HCrew che si abbona per la prima volta, Infermiera Nerd 40º mese. Un abbracciotto a te Chiara per questo tour de force piacevolissimo ma stancante, tante coccole ai gatoni. Tra l'altro ragazzi, io venerdì farò l'internazionale e la sera Elden Ring, il sabato solo internazionale, la domenica abbiamo le finali dell'internazionale, Little Nightmares e Unite la sera. Grazie a Tipo 91 che si abbona per il 14º mese. Saido, conosci Gazi? Se no, non cercarlo. Va bene, non lo cercherò. The President si abbona per il 19º mese. Grazie mille a Tier 1. Grazie a Alex Nick che si abbona per il 2º mese. Bella Saido, non vedo l'ora di seguire l'internazionale assieme a voi. Grazie. Grazie mille a Hide Space Cat, 47º mese. A PT-Man, 5º mese insieme di Tier 1. Hola Todos, come state? Spero tutto bene. Tanti bacciotti, continuate così. Team Chiara sempre comunque. Questo mi infastidisce molto. Flau il Fiore scrive... 10º mese di Tier 1, quando sarò un po' più grande sicuramente donerò anche delle sub, vi meritate tutto il supporto possibile, grazie per tutto quello che fate. Quanti anni hai, Flaui? Grazie a Pizzone Educativo, grandissimo, 10 piacevole mese insieme, sempre più contento di creare contenuti per questa community, vi auguro il meglio per l'internazionale, grazie mille e grazie anche a Manu che ci mette 100 bizzini. Ma off topic, hai visto il nuovo trailer shadow droppato di Xenoblade 3? Sì, l'ho visto ieri, per i cazzi miei alla fine. Bello il nuovo praticamente Mighty Morphin Power Ranger mod. Adesso si fondono le Blade e i Dactor e diventano dei Megazorg. Figo, figo, mi piace. A volte sessualizzatissimi, in pieno stile Xenoblade. Grazie Squiberto. Quindi quanto manca a Mike per finire Leggende? Credo mezza live. Penso che in una live lo finirà e quindi forse settimana prossima potremo già fare il finale. Credo. Vedremo Mike domani al torneo? Non credo, invece, questo no, non lo credo. Grazie a Dani Alecce che si abbona per la prima volta. Ovviamente amici, hai 16 anni, ok, sei giovanissimo. Ragazzi, sarà l'unica live del giorno questa. Sarà l'unica live del giorno perché successivamente appunto andrò all'Estiopoli e quindi non... ci sarà modo di fare un'altra live stasera, per forza di cose ragazzi, le camere saranno montate altrove. Grazie a Teo Decibel che si abbona per il 32esimo mese, a Jas Alenis che si abbona per il quinto. Ovviamente quindi domani ci dobbiamo augurare che finisca per tempo la live, così la camera della seconda postazione tornerà qui, ma insomma quello è un lavoro abbastanza fattibile, l'importante è che la main camera non si sposti, ma non si sposterà. Grazie a Just, insomma, che si abbona per il quinto mese, ragazzi. Grazie dello splendido supporto. 4.432 sub su 4.600. Non poche. Siete curiosi per le grafiche? Io sono contento di ciò. E... vedrete, sono tante diverse e molto animate rispetto al passato. In passato facevamo tante immagini statiche, ma sono cambiati i tempi e quindi adesso è tutto molto più dinamico, ci sono gli stinger nuovi, la sigla, uno streaming starting soon intermission che è un po' particolare, ma non vi dico altro. È forse la cosa più particolare di tutta la grafica, una bellissima idea che ci è venuta completamente a caso. Grazie a Tommy Spitt che si abbona per il 16esimo mese, grazie mille. E insomma saranno 3 giornate di fuoco nelle quali, bene o male, l'Italia vorrà far bene più che dovrà far bene. Vorrà far bene perché peraltro a Liverpool il migliore risultato che abbiamo avuto è di Zenzero, di Daniele Spuntarelli, che ha fatto 15esimo posto. Però sapete bene che in Pokémon fa 15esimo posto è un po' un abbraccino, una carezzina, però non è nient'altro che una punta di prepuzio qua. Grazie Giocosti 95, 20esimo mese insieme con la tier 3, grazie Giocosti, grazie mille. E nient'altro, quindi sono un po' di CP ma non è un buon risultato. Un buon risultato è fare top 8 e... mettiamola così, l'Italia di altri tempi ha un Liverpool, quindi una tappa relativamente vicina e molto piena di italiani, avrebbe fatto almeno un top 8, ok? Un giocatore in top 8. Di conseguenza non proprio un risultato da Italia dei bei tempi, ma è anche vero che i bei tempi devono tornare anche con tanto allenamento, pratica, eccetera, eccetera, quindi Francoforte sarà una bella proving ground, tra l'altro non permettegli pressione, ma chiaramente sarà anche una... proving ground ce la posso fare per Francesco Pardini, perché Francesco Pardini dovrà qualificarsi in realtà al mondiale attraverso Francoforte. Qualificarsi al mondiale attraverso Francoforte significa fare top 64, perché il kicker a 800 non può scattare in quanto non c'erano 800 posti, di conseguenza solo i primi 64 prendono CP e Pardini ha ancora bisogno di 21 punti per qualificarsi, mi pare mi avesse detto 21, per qualificarsi al day 1, perché non è riuscito neanche a giocare molto. Quindi il Pardo deve insomma fare top 64, altrimenti dovrà giocarsi al nazionale l'ingresso al mondiale. Allora, lo chiamo nazionale, sapete che non lo è. Quindi grande importanza per questo internazza anche per lui, si spera che riesca a fare questa top 64, ma perché no, si spera che riesca a fare anche meglio di top 64, tantissimi italiani in gara, tantissimi grandi nomi, abbiamo Matteo Agostini che conoscete super bene, abbiamo Arash che conoscete altrettanto super bene, abbiamo Roberto Parente, Gilberto Goracci, me ne vengono in mente veramente un casino, eh? Abbiamo, vabbè, ovviamente Flavio Del Pidio, i grandissimi, Alessio Iuri Boschetto. Ci sono tantissimi italiani in gara, ragazzi. Ne abbiamo segnati circa 36, credo, tra quelli da tenere sotto il radar attento del nostro inviato Lupus, e che conoscerete domani. Ce ne sono veramente tanti. Sono 36 circa, Marcolino, credo, se ho fatto bene i conti, se ricordo bene, dovrebbero essere un 36. E oggi abbiamo aggiunto anche circa 15 italiani, perdonatemi, circa 15 internazionali sotto i radar, ok? Che terremo sempre appunto d'occhio durante questo streaming. Guarda Ale Monni, non era mia intenzione sminuire il regionale. Intendevo dire che non si chiama più nazionale, era semplicemente quello il fatto. L'ho chiamato nazionale, ma non è un nazionale, significa banalmente che non si chiama nazionale, non era una valutazione sull'evento assolutamente. E ho fatto bene i conti, mi ricordavo. Oggi ho aggiunto anche appunto vari internazionali sotto il radar, tra cui c'è Edoardo Cugna, che ha una storia particolare che credo vi racconterò direttamente durante lo streaming di Francoforte, quindi non mi dilungherò molto adesso, ma è una storia davvero particolare. Voi lo conoscete con il meme di Cugna è forte per le grandi partite che ci ha fatto vedere per il campionato internazionale conseguito proprio durante il nostro streaming. È stato però insomma coinvolto in una shitstorm che in realtà purtroppo si è meritato, e ora è tornato con delle dichiarazioni importanti. Insomma, poi ve ne parlerò, sarà un'occasione, al di là del gossip, del quale francamente mi fotte il giusto, per parlare di videogiochi, di importanza, di come comportarsi in community e che cosa significhi davvero condividere un videogioco. Ma insomma, ne parleremo venerdì, sabato e domenica, se sarà il caso di farlo, se verrà streamato, se sarà presente, ma parrebbe proprio di sì. Grazie mille a Ventilatore che sia buona per l'ottavo mese, grazie a Batolai che sia buona per il 30°, grazie a Roxas che sia buona per la prima volta, grazie a Alfi che sia buona per il 15°, grande voglia di rivedervi con il casting di eventi VGC, peccato che domani vi guarderò in past per via del lavoro. Ah fuck, che bello rivedere gli streaming di VGC qui. Non preoccuparti. Grazie a Nido94 che sia buona per il 9° mese. Grazie mille a Botta. E siamo in pari. Siamo in parissimo. A che ora sarà domani lo streaming? Ragazzi, abbiamo pubblicato il calendar su tutti i nostri social. Abbiamo lo streaming di domani dalle 8:30 circa fino alle 18:30, ma non è mai vero. Sarà probabilmente fino alle 19:30 almeno. Però gli orari sono indicativi. Si comincia alle 8:30 di mattina, quindi levataccia domani, ma in realtà levatina, levata. Sabato same, 8:30, domenica 9:30, ma non sappiamo se faranno prima carte e poi videogiochi o in contemporanea. Quindi insomma voi svegliatevi alle 9, fate colazione se non vi volete perdere, se volete essere sicuri di non perdervi nulla, ecco, delle finali. Un settimo di giocatori, vi do un'altra statistica oggi fresca di scouting del buon Andrea Di Tivoli, preziosissimo. Un settimo dei partecipanti, ragazzi è tantissimo, un settimo dei partecipanti di Francoforte è italiano. Quindi le probabilità di vedere in streaming un italiano sono altissime. A, perché lo vedremo sicuramente per primo. Raga, la tradizione vuole che viene streamato l'ultimo campione internazionale del continente di turno, quindi il primo a essere streamato sarà Flavio Del Pidio in teoria. Speriamo di aprire le danze con un bel Flavio Del Pidio che butta il palle in faccia a tutti. Flavio che molti magari avranno conosciuto quest'anno se non hanno seguito streaming competitivi come Pado, ma è lui. Quindi in teoria si comincia proprio con Flavio. Successivamente dovrebbero essercene tanti altri, perché sia la statistica ci viene incontro sia i nomi. Abbiamo Arash, un campione mondiale, abbiamo Marco Silva, un campione internazionale, abbiamo tanti altri giocatori che hanno fatto buoni posizionamenti a tornei non ufficiali o ufficiali. Quindi insomma, mi ha detto Flavio che cercherà... Ah, ecco, eccolo Diddy, eccolo qua ragazzi, salutate il buon Diddy che è in viaggio, credo, in questo momento penso sia in treno, Andrea, per venire qua a Milano, quindi lanciategli i grandi cuoricini. Farà di tutto per non essere streamato, lo ammazzo, deve essere streamato, ho bisogno di fare share io, Diddy mio padre. Se Arash non porta Amungus la prendo sul personale. Io non ho idea di che cosa porti Arash, francamente non me lo farò spoilerare, ma vi do questa piccola anticipazione, sempre raccontandovi un po' delle ricerche che ho fatto e immagino parlando anche a diverse persone che non avranno avuto aggiornamenti sul Series 12. Amungus c'è, è come se c'è, e c'è in generale l'archetipo della Trick Room con Dusclops, solamente che ovviamente non si trova Rhyperior, ma accanto troviamo bolidoni come Calyrex Ice oppure Palkia. Solitamente diciamo che gli amici della Trick Room sono questi, ogni tanto c'è l'Unala, ma i principali amici della Trick Room, della stanza dei giochi distorti, sono appunto Calyrex Ice e Palkia. Calyrex Ice ti permette ovviamente una spread move stab ghiaccio che fa male al culo, dall'altra parte Palkia ha la possibilità di sparare una bella max acqua che a sua volta ovviamente setta il weather e come ogni meta Uber con Groudon e Kyogre abbiamo anche Weather War, quindi avere un Palkia che ti mette la rain in Dynamax non è male, in più tira dei cartoni importanti, quindi in questi team Trick Room si trova appunto anche Amungus, Indy di femmina, c'è tanta robetta, c'è tanta robetta, gli archetipi sono tanti e il meta è molto vario, per questo motivo talvolta imprevedibile, non mancano le pick strambe. Liverpool è stato per esempio il focolaio degli Shedinja, che in realtà non dovrebbe sorprendere in un meta Uber, perché Shedinja quando ci sono gli Uber puppa fuori. Però comunque ecco, non mi sorprenderebbe vedere un po' la chicchettina pazza e sgravata domani pomeriggio. Non mi sorprenderebbe. Grazie a Dingrish che si abbona per la prima volta, grazie a Sponza Frise che si abbona per il sesto mese. Super Pog, mi sembra ieri il primo mese sempre con voi, grazie di tutto, grazie. Purtroppo Shedinja non è strambo, no infatti ormai dopo Liverpool insomma... Shedinja ora sta girando tantissimo, lo vedremo domani nei trend come Shedinja è salito, effettivamente ci sta perché Shedinja in generale è un Pokémon che fa bene nei meta con un usage di certi Pokémon molto elevato, perché si mette proprio a panino tra quei Pokémon e può parcheggiarsi davanti a delle threat assurde, a delle minacce assurde come dei leggendari, essendo praticamente loro immune grazie a Wonderguard. Grazie a King Spicy che si abbona per il 22esimo mese, 22 numero palindromo, grazie mille. Grazie a Benna che gifta una sub a Edkin, grazie a Sponza Frise che si abbona per il sesto mese. Super Pogo che no, avevo letto, ventilatore, ottavo mese, cuoricino, cuoricino a te. Sì sono io ragazzi, anche se sono con i capelli lunghi sono sempre io. Grazie a Chiarupai che si abbona per il quarto mese. In che series è? 12 il lucatese, sarà sempre in series 12 tutta la stagione, fino al mondiale compreso. E quindi insomma amici del wrestling di grande grandezza XD, ti mando due cose su WhatsApp, semplici statistiche, come no? No, sono un coglione, stavo dicendo, dove ho il cellulare? È qui, per la chat. È su WhatsApp mi ha detto. Ma perché sono scemo, infatti. Ok, Diddy ci sta per mandare qualcosa e io la vedrò con grande godo. Vediamo. Con grande godo. Sono qua. Aspetto il tuo messaggio pazzo. E poi c'è Wolfie che ha mezzo spoilerato il suo team. Non ho letto. L'hanno cancellato? Avete fatto bene, sì, col seno di poi non mi spoilerate il team di Wolfie. Abbiamo l'usage dell'ultimo torneo di Victory Road, interessante. Sai cosa? Prima di partire con le bustine, vorrei che tu la mandassi in live questa cosa. È interessante, grazie mille Didi. Ragazzi, Didi sta facendo un lavoro su Facebook, sì. Diddy sta facendo un lavoro, raga, se io mi sono aggiornato è grazie a Diddy, incredibile lavoro proprio di scouting, godopoli. Ok, te l'ho mandato, intanto ve la comincio a leggere. In usage abbiamo al primo posto in questo torneo di Victory Road, che era un road to Frankfurt, Incineroar al 73%, minchia. Al secondo posto Zacian, che per Picalytics è al primo nella stagione Series 12. Al terzo Grimmsnarl, che chiaramente con Burla e le sue statistiche e la sua mossa Aura Break non può che essere sul podio. Kyogre Groudon, quarta e quinta posizione, non mi sorprende, quindi vedete che la triade dei leggendari più utilizzati è Zacian, che sta quasi in ogni team, e una bestia del weather, una bestia del tempo, del meteo, perché ti va a supportare poi tantissimi altri compagni e o a fare poggio e buca, come si suol dire, con alcune abilità. Poi abbiamo Regieleki, sesto posto, che è il re della velocità e della speed control attraverso Electroweb, nonché ovviamente fa un gran male sto coso, soprattutto se a volte Dynamaxa, e mi è capitato di vedere partite con Regieleki che Dynamaxa, probabilmente per chi gioca a Series 12 è una ovvietà, ma per me non lo era. All'inizio ho detto, ah cazzo, si Dynamaxa anche Regieleki? Beh sì, quando vedi i danni che fa capisci. Tra l'altro i Regieleki si possono uccidere da soli anche con Max Lightning, da quanto sono fragili. Ho fatto anche un po' di studio dei danni per appunto riuscire a leggere meglio le partite. Rillaboom settima posizione, ottavo posto Gastrodon, per i meno addetti ai lavori si tratta di una chiara presenza del Pokémon in grado di counterare le tante mosse acqua che girano, penso a Palkia oppure appunto la quarta posizione di Kyogre. Thundurus, che si gioca con entrambe le abilità, sapete? Thundurus si gioca sia Defiant che Prankster, quindi anche lì in team preview giocheremo a capire che tipo di Thundurus è, immagino si capisca molto dai compagni che troveremo accanto. Con Burla si gioca per via di Eerie Impulse, Elettromistero, abbassa l'attacco speciale dei due stadi, buono, immaginatevi di avere un bel Palkia davanti, magari sotto Trick Room, ok sei Palkia, sei sotto Trick Room, però ti faccio Eerie Impulse e tu vai a meno 2 di attacco speciale e prendi un po' il cazzo. Decimo posto per il Sun Killer, cioè il maggior sfruttatore di Sun, Charizard, non glielo leva nessuno il posto per via di Gigamax Wildfire. Come dicevo, guardate, mi fa molto piacere farvi questo, diciamo, questo riassuntino di quello che ho anche appreso io, perché così è un'infarinatura per chi si è collegato oggi pomeriggio, che arriverà più preparato domani. Il meta attuale è un meta anche e soprattutto di botte spread move che vengono confermate alla League of Legends con i dot degli amici Charizard e Venusaur, ok? Vi ricordate che le mosse Gigamax di Charizard e Venusaur fanno dei dot di 1/8 di vita per turno a tutti i non erba o i non fuoco? Benissimo, tu cosa fai? Tiri la botta di Origin Pulse, per dire, o di Zampillo con Kyogre, e quello che ti ha fatto lo Zampillo di Kyogre te lo toglie direttamente il Wildfire o il Vine Lash del turno prima dei tuoi Gigamax. Quindi si muore spesso in questo meta. È un meta nel quale si switcha poco e si muore tanto, purtroppo. Dico purtroppo perché non mi fa impazzire la cosa, però è così. Among Us, me lo chiamavate prima, eccolo qua, undicesima posizione, non poteva che essere così. Among Us è un Pokémon che va molto bene in Trick Room, e la Trick Room c'è in primis per l'Indidi, che vedete già in linea d'area, e sfrutta bene, addormenta, rompe il cazzo, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo poi Calyrex Shadow, grandissimo Pokémon, super veloce, Astral Barrage, quindi altra spread move, è praticamente una ultra creatura, anche se non nel design, nel concept lo è. Ammazza, si busta, è veloce, è fragilino, belle mosse, tanto male, tanta spread move. Whimsicott, tredicesima posizione, Utilismon, le Tailwind, ti fa anche i Moonblast, buono, perché vedete in sedicesima c'è Yveltal, quindi ti fa anche dei danni sugli Yveltal avversari, sui Pokémon Dark avversari. C'è Urshifu che spunta in 27ª posizione. Insomma, Whimsicott ha tanti motivi per essere lì, e tra l'altro ci ricordano certamente Calyrex ha due abilità. Ci fece pensare ai tempi del DLC che Calyrex avesse spoilerato la doppia abilità di nona generazione, invece poi con Leggende Pokémon Arceus e il trailer di Scarlet Violet sembrerebbe essere un altro il teaser, la latra leggenda. Calyrex appunto non fa mangiare le bacche, e questa è un'altra cosa buonissima, soprattutto perché un altro trend che ho visto, non so dirvi in percentuale quanto, ma non è assolutamente poco, un altro trend che ho visto è Chartiberry Charizard, cioè la berry che ti toglie la debolezza roccia, affinché te la mitiga, affinché praticamente un rock Rockfall sia 2 e non 4 per su un Charizard, il che in Dynamax, in Gigamax ti salva da una kill. Quindi avere un Calyrex che ti dice no no no, fermo, fottiti, non puoi mangiare le bacche, non è assolutamente male. E tanto alla fine è un'abilità, come dire, passiva, perché tu hai l'abilità Beast Boost, che non si chiama Beast Boost ma ci siamo capiti, è Chilling Knife, però il concetto è quello, hai una doppia abilità praticamente su quel Pokémon. Diddy ha mandato anche un'altra cosa, ok, no no no, no, tu bombardami pure Diddy, non c'è problema. Quindi abbiamo appunto questo Calyrex che fa male e che non fa mangiare le bacche, che si busta e che snowballa come lo stronzo. Landorus Ferian non ha bisogno di presentazioni, un Pokémon onnipresente, se si può giocare c'è ed è forte, non così forte come gli anni passati, 14ª posizione, ci saremmo aspettati una terza, una quarta posizione in altri tempi. 15° posto per Zapdos, che ve lo dico a fare, veloce, è elettro, paralizza, mette Tailwind, molto molto forte, ha anche accesso a mosse fuoco, quindi per i Ferrothorn che vediamo sbucare in 26ª posizione. Yveltal ha lo stesso ruolo che ha sempre avuto sostanzialmente, quando si può giocare come Uber, e quindi con poi la sua Dark Aura chiaramente va a boostarsi le mosse buio. Vi faccio notare, ragazzi miei, vi faccio notare che non c'è Xerneas. C'è Yveltal ma non c'è Xerneas. Xerneas per il rotto della cuffia riesce a essere in top 10 Uber, lo scoprirete durante lo streaming di Francoforte, ma non è in top 20 Pokémon più usati. Xerneas non lo vedremo così spesso. Xerneas alla fine è durato meno di Charizard, fa ridere ma è così. Non è sopravvissuto, sono contento, per carità di Dio. Xerneas ha dominato i meta Uber da quando è uscito, da quando è stato disponibile, è bello vederlo finalmente fuori dai coglioni. Xerneas è il mio leggendario preferito, quindi non è una questione di design, è una questione di... è bello vedere le partite che vanno in un'altra direzione a un certo punto. Indeed 17ª, 18ª per Venusaur, 19ª per Palkia, 20ª per gli amici della Trick Room che praticamente sono accanto, li avete visti. Kartana, un altro bel Pokémon, un altro bellissimo Pokémon che è un po' il good killer, la sim mental di questo meta. Il Kartana lo si vede spuntare in diversi team e fa quello che ha sempre fatto Kartana, ovvero malissimo fisicamente parlando, ti dà accesso a un'acciaio gustosa, perché l'acciaio gustosa, pensate anche solo ai Calyrex, se sono sprovvisti di Trick Room prendono dei gran cartoni. E Kartana ha Pokémon che quindi quando è possibile inserirlo lo si inserisce sempre, 21ª posizione, non mi sorprende. E intanto ecco anche Agostini in chat. Ciao Matteo, ti auguriamo ovviamente il meglio in quel di Francoforte, e a te e a tutti quanti gli italiani in gara. 22ª per Solgaleo. Solgaleo era, vi do questo sneak peekino, nel team di Zenzero, di Spunta, 15ª posizione a Liverpool, quindi Solgaleo non solo 22ª posizione global, ma anche miglior Pokémon di un italiano all'ultima competizione ufficiale. Tornadus, vabbè, il compagno di merende di Kyogre dai tempi di quando si può giocare un Uber nella Sword Shield Series, diciamo, e tanta roba, un bel Pokémon, Tornadus, nulla da dire, anche lui con accesso alla doppia abilità, benché il Defiant qui credo regni abbastanza sovrano. Tapu Fini, 24ª posizione, anche Tapu Fini è un altro amico della Trick Room. Ho visto tanti team Trick Room così composti: Fini, Palkia, Calyrex Ice, Indeedee, Amangus e Dusclops. Ok? Diciamo che il team tipo Trick Room che ho visto in giro è questo: Fini, Palkia, Ice, Calyrex, Amungus, Indeedee, Dusclops, e poi ovviamente può girare tanta robetta intorno. Blastoise lo vediamo lì in 25ª posizione in virtù del fatto che è il più scarso dei Turbo Dotter in Gigamax, quindi la motivazione ve l'ho già data prima. Ferrothorn, vabbè, è diventato ormai più il Trick Room Killer che il Trick Room Friend, nel senso che è più le volte che l'ho visto nelle partite che ho spettato in team non Trick Room come pick anti-Trick Room che come commilitone dei ragazzoni che vi ho raccontato adesso, ovvero Fini, Palkia, Calyrex e compagnia cantante. Abbiamo poi Urshifu, che è un po' altalenante nei risultati. Urshifu, ho guardato vari tornei, vari posizionamenti di vari tornei, ho fatto benissimo in alcuni e de merda in altri. Solo Dark, contrariamente a quanto vi ricordate, pensammo ai tempi dell'uscita dell'Isola d'Armatura, l'Urshifu Acqua non ce l'ha fatta, quello buio invece sì. Chiaramente la presenza di Ndidi in 17ª posizione, di Calyrex Shadow in 12ª posizione, aiuta, no? Abbiamo dei deboli al buio che sono molto forti, quindi Urshifu buio è forte perché è forte contro i forti, come Kaiba, che è forte contro i forti e fortissimo contro i deboli. Porygon 2, 28ª posizione, altro Pokémon come Landrosteria, anche se esiste in un gioco, è giocabile ed è forte. Dialga, 29ª posizione e, spoiler, ve lo dico, 7º Uber più giocato al momento nel meta. Lunala, 30ª posizione, in salita, altro amico sicuramente della Trick Room e per gli amici il Pokémon Spettro Psico se non hai comprato il DLC. È praticamente Calyrex Shadow se sei povero. Lo chiamano così in community e secondo me hanno ragione, non c'è alcun motivo. No, in realtà c'è, se vuoi giocare lo spettro psico ma diciamo un po' in salsa Trick Room, è Lunala il tuo amico e non Calyrex Shadow, però tendenzialmente io giocherei Calyrex Shadow. E questo era insomma la top 30 di Victory Road to Frankfurt. Mi vado a vedere l'altro file, non ve lo farò vedere in streaming, ma me lo vado a vedere io per curiosità, di Diddy. International Challenge di questa domenica. Ok, sto aprendo il link, ragazzi, sono molto curioso. Anche Gravity, vero? Sì, sì, assolutamente. Allora, International Challenge, è tutto in giapponese. Ah, Kyle, certo, quello che abbiamo segnato, Diddy. Sì, 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 l'internazionale che abbiamo segnato. Il vincitore di questa IC di aprile... il signor Kyle, Animus VGC, aveva in team con 1907 punti, quindi tantissimi, vedete ne ha persa una. Aveva un Sun Team, tanto per cambiare, ragazzi, è il meta del Sun, ok? È il meta del Sun. Alex Gomez dovrebbe portare Lunala. Ragazzi, di Alex Gomez c'è da aver paura, eh? Alex Gomez è uno di quelli che può vincere l'internazionale serenamente. Zacian, Groudon, Charizard, Grimmsnarl, Gastrodon, Incineroar. Ormai, ragazzi, cioè, avendo visto delle partite, la cosa bella di questo meta, questa è una cosa bella del meta, secondo me, del Series 12, è che è straleggibile. Cioè, mi sarò visto 3 giornate di partite full immersion ed è chiaro cosa voglia fare questo team. E anche per voi sarà così. Vedrete 4 partite e direte, ah, ok, ho capito. Ma in realtà, veramente, vi basteranno 2 best of 3 per capire in che direzione va questa Series 12. In questo caso è un Sun Team con Zacian, che è botte, Charizard che fa i danni, mette i dot e mette ovviamente la speed aumentata con la Max Wind, e dall'altra parte Groudon che fa le botte dei precipizi, Gastrodon per rompere il cazzo a Kyogre e agli acqua avversari, Incineroar per fare in e out, sfruttare monito, abbassare attacco speciale e rimettere il Weather se hai Groudon in the back, fine, fake out su Incineroar, eccetera eccetera. È molto leggibile questo meta, ragazzi, è molto... semplice davvero. Da una team preview capisci già cosa vorrà fare l'avversario, e questo è super positivo, perché non tutti i meta avevano questo vantaggio. Vedremo come andrà venerdì. Anche io sono super contento di questo internazionale. Grazie a Polaster che si abbona per il 15° mese, buon lavoro per gli internazionali. Grazie a Peranorth che si abbona per il 3°, grazie a Erdiddi che si abbona per l'8° mese con la Tier 1. Sono io che devo pagare te per questa fine settimana. Grazie a Vegbalu che si abbona per il 26° mese. Siamo pronti per domani? Assolutamente sì, ragazzi. Andiamo con gli spacchettamenti, ma continueremo a parlare del meta, ragazzi, ok? Quindi io comincerò a spacchettare, vi do un attimo un brivido nostalgico. Mentre andiamo in tavolo, vi faccio vedere la carta che c'è adesso sulla scrivania. Questa l'ho comprata da una bustina aperta in una live di Federic. Spacchettamento di Neo Revelation. Un bellissimo Jinx di Neo Revelation. Mint condition, super contento di averlo. Bene, ragazzi, Federic Store. Sapete cosa potete fare? E questo è veramente un consiglio che vi do, non tanto da creator che pubblicizza il Federic Store, ma da fan Pokémon. Se io fossi in voi e non dovessi lavorare e avessi dei soldini da spendere, magari perché acquisiti a Pasqua, sapete cosa farei? Mi prenderei un box di Astri Lucenti, Federic Store, codice sconto Saidonia, e me lo aprirei. E me lo aprirei durante gli internazionali. Ora, non so se le spedizioni fanno tempo a mandarvelo domani, so che Federic spedisce a volte anche in 24 ore. Però sarebbe perfetto avercelo lì, magari il sabato arriva e vi fate il vostro spacchettino mentre vi guardate lo streaming. Vi ricordo anche che c'è in sconto cumulabile col codice sconto Saidonia anche Lucentezza delle mie palle, la prossima espansione che ha le carte incredibili di Dialga e soprattutto di Palkia Origine. Allora, ragazzi, cominciamo con le bustine. Ma continuiamo pure a parlare di meta. Io spero che faccia bene Trick Room. Spero di vedere Dascops, per ovviamente l'amore che provo per lui. Spero di vederlo in top. E c'è anche Calyrex, quindi sono super contento della cosa. Calyrex è un Pokémon che mi piace molto perché gli ho dedicato dei bellissimi video. Mani 2 è praticamente tutto su di lui. Sono molto innamorato di Calyrex, però l'Ice mi piace di più dello spettrale. Calyrex spettrale è un po' un Dark My Little Pony, il cavallo, come cazzo si chiama il cavallo? Spectrier, mentre Glastrier è bellissimo. Glastrier è un mostro Yugi, piace un sacco. Intanto abbiamo un crowd out belize. Ma ragazzi, ho già pullato. Ragazzi, vi giuro che ho già pullato. Grazie Encio, che sia buona per il sesto mese. Grazie per darmi svago anche in momenti brutti. Grazie a voi ragazzi di essere qua. Burmi, Soak. Vediamo qual è il Pokémon di meta che troviamo. Cherubi. Ci sono ovviamente i Lilligant che fanno After You. Ti ricordi la mossa After You? After You è una mossa che praticamente ti permette di mutuare la velocità di chi te la fa addosso. Quindi Lilligant sottosole che è velocissimo dà la velocità a Groudon che spara super mega turbo fast. Magari le presi Ice Blade. È una cosa. E li fa prego dopo di lei. Ed è molto molto forte. Oddio, esatto, Lilligant Torkoal è storia del VGC. E ora qui non c'è Torkoal, c'è direttamente Gianni Morandi, Groudon. Starly. Ragazzi, abbiamo una Ultra Ball Reverse e... Io ho già pullato, prima bustina, così. Oddio! Oddio le mie palle! Le mie palle! Le mie palle, ossia la prima bustina! Ragazzi, io sto diventando una bestia qua. Sono 3 spacchettamenti che faccio il cazzo di panico. 24 euro così? Così easy, grazie Alec Blade. 27 mesi di sub, grazie mille. Grazie a Vega, 9 mesi insieme. Sub per festeggiare la prima busta. Ragazzi, grazie mille delle vostre sub. Grazie davvero. Io oggi ho messo un simbolico sub goal alle 4600, quindi meno 148 al sub goal. Non faremo altre live, quindi ci sarà solo questa live per raggiungerlo, perché poi andremo a allestire. Vi ringrazio più che altro per il supporto che ci darete per l'internazionale. Grazie a Ale Veiakis, che sia buona per il 7° mese. Grazie mille. Ragazzi, che goduria. Prima bustina così. Che goduria. Grazie a MC Outlaw, secondo me se insieme. Ragazzi, fatevi sto regalo. Andate sul Federic Store. Tanto si pulla al mondo in questi cazzo di box. Bene, vado. Secondo voi avrò pullato di nuovo? Chi lo sa. Energia Basico, Brandifuoco, Prinplap, Premura di Comor, Baltoy, Snorant, Nuzzbass, Milseri. Ormai le abbiamo viste tutte queste carte. Kabchu, Dusk Noir, che è meglio, cioè è peggio di Dusclops, perché Dusclops con level condensa ha delle difese migliori, per questo si usa Dusclops e non Dusk Noir in competitivo. E un bel Infernape, ma no, non ho pullato un cazzo di niente, purtroppo. Let's go. Quanto sarebbe bello lavorare alla Pokémon Company e ridere dei fake leak. Parecchio, ragazzi. Ma quanto è bello soprattutto lavorare in The Pokémon Company e piangere dei leak veri. Vediamo un po'. Il medallo. La ultra palla. Ecco, Hitmontop, Pokémon che non è proprio presente all'interno di Spada e Scudo, vero? Perché solitamente in Uber Meta Hitmontop gira, ma mi sa che non è proprio presente, vero? Non c'è Hitmontop in Spada e Scudo, perché non ci sono Hitmonchan e Hitmonlee. Altrimenti... Ah no, no, aspetta, c'è Hitmonchan e Hitmonlee, quindi c'è. Allora è strano non vederlo in realtà, come mai? C'è Hitmonchan, c'è la Chiara, nelle Dun Battle, quindi in realtà c'è, come? Chissà come mai, forse la Dynamax non è gentile con lui? Se vi ricordate in VGC 16 strapresente. Forse Zacian è il problema. Vuoi fare una bustina? Va bene. Forse Zacian è il problema, forse Zacian gli rompe i coglioni. E sì, forse in generale le Mike 6 stream. È una bella difesa speciale il ragazzo, per questo si usava spesso anche nei meta, al di là dell'intimidate, nei meta Uber si usava anche quando è girato Incineroar, ragazzi, anche quando è girato Incineroar. Magmar, però niente qui purtroppo. Stario. Ah, ho sbagliato il trick, ragazzi, vabbè. Ah no, non ho sbagliato il trick, è giusto, perché questa è la reverse. Grazie a Basal Crackle, 27 mesi insieme. Ciao, non ho letto quanti mesi sono. Comunque sono tanti, sono 27. Bacini, vado a studiare fisiologia. Cuore, cuore, baci, baci. Grazie mille, buono studio. Andiamo avanti, ragazzi. Ah, ok. Pensavo non l'avessi presa. Ok. Tanto ne apro... No, non ne apro un'altra, vai tu. Vediamo un po' cos'hai. Grazie Without Mind della sub, il godo è massimizzato per domani. Grazie mille ragazzi, grazie del supporto. Un'energia acqua. Ambizione di Camilla. Torkoal. Energia turbo doppia. Incredibile Z, mega. Corefish. Golet. Chimeco. Chimchar. Mincino. Trapinch. E... Oh, hai pullato, hai pullato. Che hai pullato? Ma via del cazzo. Che schifo. Mamma mia. Ragazzi, Chiara ormai distrutta. Space gemmata. Unlucky. Perso tutta l'abilità. L'ho assorbita io, ragazzi. Ho fatto il gabbo. Eccoci qua. 1, 2, 3, 4. Vado ragazzi, vi faccio vedere come si pulla. El Buio. La premura de Comor. El Paci Risu. Il Brandifuoco. Lo Shroomish. Il Piplupt. Il Tutwikt. Il Mincino. Il Carablast. E il Churrichomp, che mi manca molto vederlo in competitive. E? Si vede dal 14 tipo. No, in realtà un po' con le Z Garchomp c'era. E? Si pulla? Un cazzo. Allora fai la grossa. Vai, vai. Fammi vedere come si pulla. Fammi vedere come si pulla. Grazie a te Winor che si abbona per il 15° mese con la tier 1. Ragazzi, grazie del supporto. Splendido. Grazie mille. Grazie ragazzi. Grazie. E il Bujo. E l'Exegudo. La cintura scelta. Starà via? O vorrà tornare? Chimchar. Mincino. Baltoy. Snorant. Notepass. E? Fammi vedere come pulli, fammi vedere come pulli. Oh, questa è bellissima sta carta, eh? Ma complimenti, oh mio dio, Dusknoir, Pokémon di merda. Veramente meglio di Lipard. Ma guarda, l'unico Pokémon che si evolve è peggio. Intanto è Olo. Pokémon da pezzi di cazzo, sinceramente. Cioè neanche un cazzo intero, capito? Proprio un frammento. Frammento penico. Adesso ti faccio vedere come si pulla, ok? Ragazzi, scusatemi un secondo che faccio vedere a Chiara come si pulla, ok? Perdonatemi, poi si continua a parlare di cose serie, però vuole un attimo, cioè vuole fare ganza, un attimo la mettiamo a posto, ecco. La mettiamo al suo posto. Berry, attenzione, Clang, Staryu. Facciamo vedere un attimo come si pulla. Carablast, Clefairy, Cherubi, Sok, Dusclops e non Dusknoir. Noi pulliamo la roba figa. Fammi vedere. Wow, complimenti, fantastico Pokémon. Mamma mia. O fammi vedere come si pulla, dai. Fammi vedere come si pulla. Fai. Fammi vedere che è, cos'è questa? Vedo lettere, non vedo i Pokémon. Cos'è? Non hai pullato niente qui. Fammi vedere. Metallo, bella merda. Oh mio Dio, Claydol, Pokémon, l'argilla. Ma che cazzo dicono i coglioni su internet. Exeggutor. Grazie a Joker che si abbona. Anzi, Joker che si abbona per il quinto mese con la Tier 1. Grazie mille, bro. Grazie. Ok, guanti da caccia. Wow, incredibile. Oh, minchia, Clink. Assurdo. Minchia, Spiritomb. Ma non starei esagerando con questi pull. Axiom, mamma mia, non starei esagerando con questa roba. Grazie, Itmun Luke della sub. 13 mesi. Attenzione, cos'è? Impidip, Magmar, mamma mia, i Pokémononi, Fammi vedere il pull, fammi vedere sta carta rara, vai. Cos'è? Lucario, forte, hai fatto l'evoluzione. Minchia. Ora ti faccio vedere come si pulla, aspetta, Ti faccio vedere come si pulla. Grazie al Davido. Belle ste bustine, ma non come la Down Battle di oggi, piena di emozioni che finisce. Messaggio eliminato da un moderatore. Ragazzi, la Down Battle di oggi è stata incredibile. Ma c'è ancora il no spoiler delle prime 24 ore per chi non lo sa. Goober l'ha montata benissimo, secondo me. Ok, vi fa vedere, ragazzi, come si pulla un attimo, Energia elettro. Un Pokémon figo. Un altro Pokémon figo. Starmie, tra l'altro, Pokémon che non credo che in doppio abbia mai fatto qualcosa di incredibile, ma che in singolo è straforte. Starmie è uno dei primi Pokémon che ho imparato a giocare in singolo quando mi sono avvicinato da ragazzino al competitivo di Pokémon. Beezeel, Giboru, una delle mie carte preferite di questa espansione. Trabinch. Ti fa vedere come si pulla. Exegute. Fa vedere. Starly. Empoleon. Wow! Pokémon preferito di Sabaku. Come si pulla? Io tiro fuori Lucario e tu Mac. Pokémon preferito di Sabaku. Il tuo è il Pokémon preferito di Sabaku? Il mio è il Pokémon preferito di Sabaku. È vero. Delle persone importanti. Vai. Michips. Va, fammi vedere come si pulla. Allora, fammi vedere come si pulla. Barista, bello. La barista, pullata. Gabite. Ecco, Gible, carta più bella dell'espansione. Gabite, carta più brutta dell'espansione. Sembra uscita da quei cartoni animati tarocchi della melevisione infinto 3D low budget. Grazie a Axio di essere qui con noi. Grazie a Impidimp di essere qui con noi. Grazie a Magmar di essere qui con noi. Grazie anche a Lydon che si è abbonato per il settimo mese. E siamo alla misura massima di tutto. Burmi. Fammi vedere capullato. Fammi vedere. Oh, Madonna, uno starter. È un altro olo. Cosa? Tre olo di fila. Ecco, tieni questa medaglia. Medaglia tre olo di fila. Wow. Ragazzi, abbiamo rubato tutto il potere a Chiara. Vi ricordo che per ora dice questo la nostra sfida. Ok? Io, il dio dei Pokémon, ti ordino di farti scoppiare i testicoli. Sì, mio padrone. E te? Questo è il verso di Kingler, secondo me. Ok? Quindi, ecco, ve l'ho spiegato. Bene. Grandissimo Pokémon, premio di storia. Orgoglio di Mary. Pacirisu. Mincino. Baltoi. Da un lato il dio dei Pokémon, dall'altro Arceus. Snorunt. Grazie Francescone della sub, grazie mille. Ragazzi, meno 39 sub alle 4005. Non so passa. Dedenne. Ora vi fa vedere come si pulla, Vai. Dai, una V. Meglio di niente. Beh, qui. Amen. Ok. Dai. Vai, fammi vedere come si pulla. Ok, il Pugno. Il Beartic. Backup di Rosabella. Flozzo. Sdario. Riolu. Sdarly. Gajigi Gayoggi. Milseri. Carrablast. Fammi vedere come si pulla. Oh. Boo. Not funny at all. Not funny at all. Boo. Bad content. Lo ricorderò quando ci sarà. Grazie Raxan della sub. Io negherò tutto per allora. Attenzione. Energia dello Psychic. Executor. Guanti da caccia. Buivile. Piplap. Tartwig. Sniseru. Kurinku. Spiritomb. Ricerca accademica e... Bello però. Ah, le tue anche se sono normali, bella però. Va bene. Boo, not funny at all. Angry sbustamento. Vi dice neanche chi sono, sempre più storte. No. Merda ragazzi, cioè questo vi dimostra che Chiara non sta neanche avendo più amore per il content, lo fa solo per i soldi, guardate, butta via le carte, le mette storte e infatti il dio delle carte cosa le dice? I tuoi testicoli devono esplodere. Guarda, purtroppo ti do un feedback, not funny at all. Chi ha trovato Noivern? Te, ma tanto tempo fa, non conta niente tanto tempo fa. Ma anche finalmente la scorsa espansione. Ma anche noi si metteva impegno su YouTube e poi si è smesso. Allora, questo che cos'è? Ah, altre carte, altre. Smettila di fare le ganzopili perché no, poi ragazzi si è smesso. Abbiamo cominciato a fare i video sui sinoiani che fanno schifo. 1, 2, 3, 4. Bene. Allora ragazzi, Giorgio Vastrota. Mamma mia, Flotzel. La commedia. Vibrava. Milseri. Cabciu. Dedenne. Ne è uscito in Dedenne. Farfetch'd. Dascal. Premonizione di Malpi e... Ragazzi, vi fa vedere come si pulla un attimo? Bellissimo, wow. Ragazzi, uno dei miei Pokémon preferiti. Wow, gran bella pullata. Vabbè, intanto ragazzi, scusate se io ho un'armata fatta da Entei, Raichu e Arceus contro Kingler. Scusate ragazzi, la prossima volta vi spiego un po' meglio come si pulla. Fammi vedere come si pulla. Fammi vedere. Not funny at all. Ce l'hai tu il microfono, se non li leggi tu. Farfetch'd. Exeguto. Leonardo. Fammi vedere. Ah, bella carta, dai. Non uno dei miei Pokémon preferiti, però bella carta. Bella carta. E prima c'è il dio dei Pokémon, te c'hai Gianni che raccatta fiori, E comunque vorrei dirti che la tua squadra è questa, la mia è questa. Sto vincendo comunque io. Un astro a testa, ma 2 V per me e 1 per te. E palla ancora in piedi perché Arceus non l'ha fatta scoppiare. Adesso ragazzi l'abbiamo fatta divertire Chiara. Adesso vi faccio vedere un attimo come si punta. Ah, ok. Ragazzi vi do un attimo così una pullata veloce. Bad content. Vi do un attimo una pullata veloce e vi faccio capire come funziona il tutto. Guardate un attimo. Pokémon leggendario, Pokémon Takeshi Shudo, gran Pokémon. Se questi centralini non smettono di chiamarmi Gesù bambino centralinista. Weavile. Frattura. Barista. Giacomo. Simone. Federico. Tartwighe. Bello Manafi, bello sto Pokémon, bello, bello, ci fa il cacciucco con Manafi. Mosh mosh. Jesus Des. Centralinista. Bene, vi faccio vedere un attimo il codice perché io sono gentile e ve li regalo, mica come Chiara. Cosa dici? Chiara prima li riscatta, non li riscattate quelli di Chiara. Prima li riscatta lei, poi fa finta. Energia erba. Bacino di magma. Crowdaunt. Ultra palla. Clapeiri. Pure le fake news. Bidoof. Electabuzz. Holucha. Gibberu. Brandifuoco, eh? Bel Pokémon, però. Bravo. Bel Pokémon, non rompere il cazzo. Bel Pokémon, bel Pokémon. Vabbè, inutile che lo state riscattando, ragazzi. Cioè, Chiara l'ha già riscattato. E dentro c'era una nonolo. C'era Sanolo. Grazie a Gabite, eccolo qua. Grazie a Rosabella. E grazie anche alla Fiascopolis. Vediamo un po', Sock. Ok, poi? Poi che succede? Fammi vedere, fammi vedere. Fammi vedere che succede. I polaretti. Complimenti. Bei polaretti. Ragazzi, siamo già a metà box. Cioè, dobbiamo gustare di più. Ah no, ma abbiamo anche le collezioni, non ce le dobbiamo gustare di più. Abbiamo anche la collezione da aprire. Bene. Ti sorprenderà, ma ti fa vedere come si pulla. Ragazzi, intanto vi ringrazio ancora per le iscrizioni di quest'oggi, tutte quante nelle casse dell'internazionale di Francoforte. Grazie. La Agua. La Gloria. Starmi. Set di acqua fresca, sempre importante. Che ruby. Corefish. Goretto. Chaimeco. Oh, demno! Ma che figo! Allora sono, credo, i pescatori di Spada e Scudo, che mi pare che avessero proprio quell'outfit lì, a Kilford. Stanno pescando nel porto di Kilford, nella zona legnosa a nord, nella parte nord di Kilford. Ma che bella che è! Ma è incredibile questa. Come ti dicevo, ti fa vedere un attimo, un cinzino, un mincino, come si pulla. Ecco, ragazzi, se volete vedere una bella carta, grazie a Marcus De Bard per il 5° mese di sub, questa è una bella carta. Questa non è una bella carta. Ancora! Madonna! Flozzel. Cintura scelta. Magmar. 1,85 €, ma nel mio cuore vale 100 € perché è una rara in più di Chiara. Quindi è quello il valore vero. Impidimp. Tanto pula la gold poi Chiara, me lo sento. Cosa si sta spoilerando tutto? Ah no, perché hai beccato una trainer anche te? Sì, della reverse. Cazzo, ha beccato. Belli pescatori. Vabbè, bella carta, dai, bella carta. Tanto sta 3-4 per me. Bella carta. Bella carta. Bella carta. Praticamente questa è una V oltre a essere una trainer, perché sia una carta con il trainer sia una V, mentre le altre, se non sbaglio, non erano V. Infatti è Dynamax. È enorme. Bella, bella. Bella carta, complimenti. Grazie. Ma tanto sono avanti. Ah, ma è ruvidina, tra l'altro. Quanto vale questa? È ruvidina questa, eh? È più rara del polpo, eh sì, si sente. Sparticulo rapido. È veramente proprio uno sparticulo. Bene. Vado. Sì, suona ancora, ragazzi. Ho fatto io la opening degli internazionali domani. Ok. Deve sbuttarne 2, Chiara, per essere in pari, va bene. 10-12, che non tanto, però molto bella. Ah, state facendo il controllo della prostata, bravi. Ah no, pensavo il controllo del prezzo, capito? Il controllo della prostata. Faccio vedere un attimo come si pulla, ragazzi, datemi un secondo. Faccio una pullatina rapida. Throw, Seromish, Piplapt, Tartwigt, Sneasel, Wormadame. Vabbè, è quarto in usage, ti ricordo. Molto forte. Ragazzi, Grimmsnarl, altro Pokémon del quale, se dovesse essere presente nella prossima gen, non ci libereremo mai. Ma ve lo spoilero. Cioè, ve lo spoilero. Vi do la mia opinione. Secondo me non ci sarà, non sarà disponibile in Scarlet e Violet Grimmsnarl. È un Pokémon strautilizzato in Spada e Scudo, straiconico in Spada e Scudo. Non ci sarà per 2 generazioni di fila. Non me lo aspetto. Sì, devo farci il merch, è vero. Allora, faccio vedere come si vola. Vediamo un po'. Come Insi, no? Ah no, però Insi è uno starter. Lucia Litten. Eccoci qua. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Giorgio Vastrota. Eh sì, vibrava. Starà via. Grazie a Vulcano Attivo, che si abbona per il 18° mese. Ma buonasera. Grazie di tutto l'immenso lavoro di quest'anno. Raga, ancora non abbiamo fatto niente. Siamo a aprile. Vedrete, vedrete. Starly, Milcery, Carablast, Clefairy, Sigilif e... Bel Pokémon. Meglio se sto zitto, ho detto. Bel Pokémon. Fammi un po' vedere. Ok, energia acqua, Exegutor, Amici di Galar, belli. Ah, bella. Manco io in realtà mi ero soffermato su questa carta. Non so se l'avevamo mai vista direttamente. Praticamente è tutta pre-fine del gioco, perché hai Hope che ancora è allenatore, l'allenatore di Furlogam che è vestito come quando parte di casa, Gloria uguale, e lui non mi ricordo come si chiama canonicamente, eh? Come si chiama lui? Bid, no? Bit. No, 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 l'allenatore maschio. Ah, ah. Victor? Lei è Gloria, lui Victor, Gloria, forse. Sì, sì. Victor, credo Victor. Sì, ok, a posto, Victor. Poi c'è Bit incazzato nero e Marni che ancora non ha la tuta del Team Yell, quindi si è tutto pre-fine del gioco. Weavile ti bagga su un grattacielo, sì. Devi rimettere la musica poi. Bellissima questa. Finisce prima la bustina. Ah, ok, ok. Sì, sembra un gargoyle, è vero. E c'è anche l'Hypard che è in questa stessa città e anche un altro Pokémon, Kling Klang mi pare. Eccoci. Riabbiamo il music. Shinx, Impidimp, Golett, Cast Foam, Chimchar. Grazie a Nicanter88 per i 16 mesi. Grazie. Escavalier? Bello però, mi sa che mancava. Ah, questo è Torterra del film. È ispirata alla scena del film di Detective Pikachu. Bravissima, bravissima. Let's go. Grazie mille del supporto, ragazzi. Grazie davvero. Grazie, grazie, grazie. Allora, eccovela qua. Una bella cartina. E 1, e 2, e 3, e 4. Energia erba. Hitmon toppo. Bacino di magma, Crowdaunt, Holucha. Ma ragazzi, oggi comunque pool di 7 carte, quindi in linea, ma non entusiasmante come al solito. Beezeel, Gible, partiti subito forte con Arceus. Poi Urshifu è stata l'altra bella carta. Castform, Luxray e è il verso di Itran. Prego, facci sognare. Giorgio Vastrota. Ok. La cintura scelta. Un Vibrava. Uno Staravia. Un Clefairy. Un Cherubi. Zook. Un Corfish. Dai, bisogna pullare qui. Golett e... Per il bene del content, per il bene del content. Niente, oh, rovina il content proprio. Cioè, rovina il content proprio 100%. La tua abilità principale è rovinare il content quest'oggi. Mamma mia, mamma mia. Uno deve insegnare a fare tutto. Devo insegnare a pullare. Allora, ti faccio vedere un attimo, ok? Ti faccio vedere come si fa il content, va bene? Allora, ti insegno, ti fa il tutorial. Guarda che in 100 giorni... diventerai in grado di fare il content se segui questi consigli. Allora, ecco qua. Allora, tu prima fai vedere il codicino, ok? Tu fai il giveaway, loro sono contenti. Ora ti fanno vedere in chat. Ah, grazie Saidonia del codice, bravissimo. Poi tu fai il trick su 4 carte, va bene? Tu fai una, tu fai 2, tu fai 3, tu fai 4. Dopodiché tu fai vedere le varie carte, no? E all'inizio vai tranquilla perché non fai capire che ci sarà una carta. Energia psico, ragazzi, incredibile! Guanti di purificazione, vabbè, ci sta. Dusclops, ti concentri un attimo. Bel Pokémon Dusclops. Vedi, ti dicono grazie se dai nel codice. Beartic, Purluan, Dascal. Tu fai anche un po' di collegamenti di lore, no? Alla Sabakuno Mike. Oh, hai visto, abbiamo trovato Dusclops e Dascal. Sono due Pokémon che si evolvono uno nell'altro. Vedi che qui c'è un occhio solo e l'occhio solo poi si stabilizza, non gira più in mezzo al teschio, ma appunto trova un centro di gravità nonché permanente. Dopodiché Snisola, ve lo ricordate? Fai un po' la nostalgica, no? I tempi di Oro e Argento, madonna, il Monte Argento, e lì ti faranno cazzo sì, me lo ricordo da bambino, sì, sì, quando c'era rosso. Poi, tu guardi, c'è Corfish, poi c'è Soak, dopodiché, ultime due, devi aver pullato per essere forte. C'è Breloom e poi tu fai vedere... Godo. Tu fai vedere e c'è ovviamente il pull, no? E quindi tu la pulli e... E c'è Drampa V, bellissimo Pokémon. E questo, ragazzi, è il tutorial. No, non penso. Questo è il tutorial, ragazzi, per pullare e per fare content su Twitch. I prossimi purtroppo sono a pagamento. Sta 5-3 comunque. Mi spiace. Mi spiace. Così. Ne approfitti solo perché non abbiamo mai contato le altre volte. È così, è così. Recupero la live della porta. Grazie a Shinzuke TV che si abbona per il 15° mese, 15 come le rare che si troveranno oggi. Speriamo, vi si vuole bene. Continuate così, Piporitto. Grazie, grazie mille. Oh mio Dio, Trampa V, che contenuto. Sai quanto vale? Vale tanto, vale il content, vale. Snorant. Fammi vedere un po'. Ah, ha imparato a pullare, ha seguito il tutorial. Era l'ultimo Charizard che ci mancava. Non ironicamente, li abbiamo tutti ora. Abbiamo il Charizard alternativo, il Charizard Rainbow. No, forse ci manca il Charizard VMAX non Rainbow. Abbiamo anche sto Charizard, ragazzi. Ah, complimenti, ha imparato il tutorial, eh. Si può dire che, allora, prima mindset sbagliato, però se impari da Saidonia, vedi che le cose ti riescono bene. L'importante è che abbiamo dimostrato che bisogna un attimo fare del learning dal Saidonia. Questo era scontato, ragazzi. Era scontato. Io vi ricordo che se volete comprare queste belle bustine, buone da mangiare, avete il linkino in chat, codice sconto Saidonia, 5% di sconto, più pre-order di lucentezza siderale in sconto a sua volta, con codice cumulabile. Mi raccomando che il mese prossimo le apriamo. Mi raccomando. 1, 2, 3, 4. Adesso vi fa vedere. Ovviamente per il content non puoi pullare sempre, quindi questa non ha niente dentro, ok? C'è Probopass, che mi sa che è nuova. Molto bello lo stile questo Probopass. Rimplap, tu non puoi pullare sempre, ok? Cincino, Gible, Tartwig, Trapinch, Piflap, Shroomish, Lapras. Ho sbagliato. Ragazzi, scusate, ho sbagliato. Scusate, ragazzi, ho ripullato 150 euro di carta. Scusate, ho sbagliato per il content. Per il content. Per il content. Per il content. Ho sbagliato per il content, ragazzi. 150 euro di carta di nuovo. E si è ripagato il box. Ragazzi, è incredibile, ne ho pullate 2. Per il content, ragazzi. Per il contenuto. Grazie a Andrea che si abbona per il 13° mese. Un errore del genere non lo accetto unsub. Ragazzi, ne ho pullato noi. Troppo forte, Saidonia. Inarrivabile ormai. Inarrivabile. Ormai space gemmata, Chiara, proprio. È stata space gemmata. Le ho rubato con... una volta devo averle portato un caffè. E dentro però avevo messo il rubo dell'abilità. E ora è tutto nelle mie mani. Chiara ha tirato fuori Charizard e io ho fatto vedere come. Ti ho fatto il tutorial su come si tira fuori Charizard. Questa va slivata, ragazzi. In realtà anche Arceus, ma questa va super slivata. Vale sempre 150 questa, raga. Ho cambiato il prezzo. 175, ecco. Grotolo. Barry White. Lango. Siamo tornati ai tempi dello scambio di corpi. Cabciu, Dascallo, Farfetcho, Exeghiu. Bello. Ce l'abbiamo già, ma strabello. Lividi. Ma che cazzo mi stai dicendo? Abbiamo fatto tripletta di Charizard in 3 bustine. E questa mi sa che era quello che mancava. Abbiamo tutti i Charizard, ragazzi, di questa espansione. Te volevi farmi vedere come si pulla Charizard, ma hai sbagliato. Ragazzi, che cazzo vi devo dire? Charizard finiti. Abbiamo pullato tutti e 3 i Charizard. Con quello che abbiamo di là, che... vado a recuperare. Vado a recuperarli un attimo, aspettate. E aprine pure un'altra che è di indietro. Quanta pazienza ci vuole, ragazzi. Ci vuole un sacco di pazienza. No, ma dominance no, nessuna dominance, nel senso. Io mi diverto a aprire le bustine, poi qualcuno deve per forza vederci la terza guerra mondiale dappertutto. Questo è più bello. Questo qui quello vale di più. Quanto è arrivata questa, ragazzi? E poi abbiamo anche... poi abbiamo anche questi due dell'ultima sfida con Federic. Olo e reverse. Allora abbiamo il codice. Poi Cincino, guanti di purificazione. Dasclops, sempre in mezzo alle balle, Corfish, Magmar, Spiritomb, la fila di Burmi, Impidimp, Grimmsnarl e niente. Che bello però. Sempre in quella città. Gotham dei Pokémon. Molto carino. Ti lascio il posto. Grazie Aleb che scrive: devo giocare a Final Fantasy per giocare a Kingdom Hearts? Assolutamente no, non coglierai la provenienza di alcuni personaggi, ma no, non devi per forza giocare. Questa qui è quella da tenere preziosa. Quella lì è un'ottima merce di scambio. Very good. Allora, eccomi qua. Ci mancano 3 bustine, te ne hai aperta una in più adesso, quindi... questa è tua. Così. E siamo pari. Chiara ne apre 2. Adesso però vi fa vedere l'ultima che ha del pool, cioè questa, ok? Ce ne sono 2, ma solo una del pool. Mi spiace. La Herba, Gabaito, Torcollo, Energia Turbo Doppia, Graimerro, Sneasel, Biduffo, Electaboo, Chimeco, Klinklang e Charizard. Un altro. Ve li faccio vedere tutti e 2, aspettate. L'altro l'abbiamo... l'altro lo abbiamo messo subito nel top loader, ragazzi, quindi... Bugiardone, Clown Fiesta, Probopass, Primblop, Piblop, sempre più indietro, Embrione, Dascal e... dai, faccio vedere. Però guarda cosa c'è dietro, cosa c'è dietro, vediamo se lo riconosci. Cos'è, 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 cos'è? Faccio la colonna sonora del milionario intanto. Siamo stati insieme. Se è una qualunque cosa di 40 anni. No, è l'antico Chateau. È l'antico Chatot. Abbiamo giocato di corsa con Chiara. È vero. Copyright strike in arrivo, ma certo. Signor Jerry Scotti arriva adesso. Bene, ultima di questo box, ma abbiamo un'altra cosa da aprire. E la prendo subito intanto. Grazie Vale. Per la gioia di Ferdi. Grazie Vale della sub. Meno 31 sub alle 4.500. Ok. 6 Chimeco. Chimchar. Mincino. Baltoi. Snorant. Fraxure e... Bello però, Tornado Schiflexa mi piace. Non mi piace il modo in cui è disegnato. L'ho già detto quando l'abbiamo trovata la prima volta. Quindi il pool finale è stato di... Ora vi dico di quante, così per fare una statistica. Solitamente è stato 13. Vediamo. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una in meno rispetto al solito. Solitamente di 13 sono 12. Ma comunque tantissimo si pulla in questi box rispetto agli altri. È fuori di testa. Fuori di testa. Davvero. Però ragazzi, cioè, abbiamo tranquillamente di nuovo, e come ogni volta con Astri Lucenti, rifatto i soldi del box. Cioè secondo me è matematicamente impossibile, con quanta roba esce in questo box, comprarlo e non rifarci i soldi. Cioè quantomeno sei contento delle carte che hai trovato. Se poi le rivendi, in teoria ci ricavi qualcosa. Però non so se vi conviene. Cioè se lo comprate, tenetevele le carte. Bene ragazzi, ultimi aprini. Anche le collezioni vi Astro sono disponibili sul Federic Store. Prego Moddini con il link. Con il codice sconto 6doni ha un 5% di sconto. Tra l'altro qui avete il QR code. Scaricatevi l'app. Passate la fotocamerina, scaricatevi l'app, che sarà utile adesso come soprattutto nei prossimi mesi. Vi ricordo che Federic Store è partner del nostro canale, quindi vi darà grandi sconti anche magari all'uscita della prima espansione di Scarlet e Violetto. Per allora fatevi trovare con l'app già sul cellulare, che vi costa. Intanto ragazzi, ah, è ruvidina questa. Nuova sta cosa, non sono mai state ruvidine. Quantomeno le nostre, sì. È una Jumbo ruvidina di Glaceon. E poi ci sono queste altre due promo. Glaceon Astro. Allora, e Glaceon poi tra Mew, Gentisporch. Non c'è nessuna di queste bustine è Genesect. È di questa espansione, vero? Fammi vedere. Tanto vi do il codice. Allora, io prendo Fiamme Oscure perché ci potrebbe essere Eternatus. E un colpo fusione. Anche segnalino di Glaceon? No, un segnalino Viastro, non so cosa serva, però è molto carino. È anche duro. Vastro. Ok, apro prima il colpo fusione. Secondo voi il pool sarà così anche nella nuova espansione Lucentezza e le mie palle? Potrebbe essere, ragazzi. Potrebbe, speriamo, perché è più divertente sinceramente. Cioè, la ratio così è giusta. Prima forse era troppo poco a volte, perché sono già 8. Poi magari ti capita una cagatina, allora sono 3-4, quelle buone. Così sai, ti capita il Kingler del cazzo, dici vabbè sti cazzi. 1, 2, 3, 4, non lo è. Non credo. No, non magnetizza una sega. Il codice l'ho messo, sì. Lapras. Queste le abbiamo viste tutte queste espansioni, quindi non dovrebbe esserci niente di nuovo. Toxel, infatti, sì, le ricordo bene. Totodile, Buneri, Globopus, Dynamo, Studente. È un cazzo di niente, ma questo Cloyster, come vi dissi allora, mi ricorda molto quello di Lorelei nel manga, per il modo in cui utilizza sparlance. Fammi vedere come si pulla, dai, fammi vedere. Sì, 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 Uruz, li ho visti gli artwork, secondo me Palkia è incredibile. Io ho bisogno di quella carta, mi farò mandare 90 box da Fede. Se io non trovo quel Palkia mi metto a piangere. Ah beh, va bene uguale, l'importante è che sia in questa casa. Va benissimo, l'importante è che io possa guardarlo. Pago, va bene. Il segnalino Viastro serve nel gioco di carte che ti indica se hai usato l'abilità Viastro oppure no. Bellina, dai. Bellina. Penso ne abbiamo 2 o 3 di questi Tyranitar. Però, bellina. Tanto qui, raga, non è... il pool non è garantito. Sono bustine sciolte. Che l'hai messa nelle tue? Dove sono le tue? Ah, pensavo... Sì, hai ragione. Chiedo il sorry. Grazie a Gesto che si abbona per il 7° mese. Non pensavo che ad Danny Metal piacessero i Pokémon. Beh, non credo che Danny Metal abbia il copyright sui capelli lunghi. Adesso mi fa causa. Grazie Gesto, grazie mille. Lo vediamo un attimo come si pulla, il agua, la premura della leva Pokémon, il Pupitar, lo Zweilous, il Mareani, il Clink, ma anche il Dunsparce, ma anche il Gigli, ma anche il Dino, una delle carte più belle di questa espansione, Pansier, Aggron, che per quanto bello in questa esplosione non è una carta rara. Aggron che ha una mega che non credo sia mai poi riuscita a farsi spazio in competitive. Mega Aggron, vi ricordo che esiste. Mega Aggron it's a thing. Ma dimenticato da Dio, giustamente. Ok. Sì. No, Kimbrud, stasera non ci sono live, siamo in allestimento. Launcher. Lo so, gesto che scherzavi, scherzavo anch'io. Staffal, bellissima carta di Staffal. Grazie a Nocciolo che sei buona per 2 anni insieme. Bello tornare da lavoro e vedervi online. Buon secondo anniversario. Attenzione alla scoperta e l'avventuriera, bellissima carta tra l'altro. E Stilix. No, non ci sto, ragazzi. Aspettate. Non si può chiudere così. Abbiamo anche l'Ifeon. Volevo tenerlo per un'altra volta, ma non si può chiudere così. Non è legale, non è possibile. Non è possibile. Allora. Qui andiamo a togliere tutte queste cartine dal caso, anche perché questo studio dovrà tornare immacolato. Hai ragione anche te. Perché poi ci andrà montato il mixer qua sopra, ragazzi. Esattamente dove stiamo facendo lo spacchettamento ci va solitamente il mixer audio. Tra l'altro non ci sarà Paolo, ci sarà Antonio Mendolea, suo allievo, e quindi sarà una proving ground per lui. Però Paolo ha pubblicato una foto qualche giorno fa. Non ha pubblicato una foto, me l'ha mandata in privato in verità, che mi ha reso molto orgoglioso. Ve la faccio vedere dal cellulare. Ve la faccio vedere dal cellulare perché merita. Merita davvero tanto questa fotina. Eccola qua. Che bello, ruvidino. Con la Viastro. Sai che è una delle poche V in 3D carina questa. Non ho idea di dove poter trovare un raccoglitore per le Jumbo, purtroppo, ragazzi. E un altro, ovviamente, segnalino Guastro. Guardate, Paolo mi ha mandato questa foto. E mi ha scritto semplicemente training, perché stava spiegando a Antonio come cambiare la roba. E sono cose che ormai io do per scontato. Però obiettivamente l'ho riguardato e ho pensato, minchia quanta expertise che abbiamo fatto negli anni. Perché all'inizio collegavamo due cavi e basta e ce li facevamo bastare. Invece il cablaggio di un internazionale, questo solo audio, non video, ok? Poi c'è altrettanti cavi per la parte video. Tutto il cablaggio della parte audio è stato qualcosa che abbiamo nel tempo sviluppato. Quindi, esatto, dovrete scrivere o Antonio domani. E di conseguenza, insomma, vedere che lui mi scrivesse semplicemente training con questa foto mi ha fatto pensare, cazzo, perché ormai qualcuno per venire qui a lavorare deve essere allenato, deve essere istruito, perché c'è talmente tanti anni di esperienza, ci sono talmente tanti anni di esperienza ormai accumulati che una persona nuova deve apprendere. Quindi mi ha fatto veramente piacere, cioè, vedere l'evoluzione anche proprio negli anni di cose che ormai noi diamo per scontate. Grazie mille Taita della sub, grazie a Nocciuolo. Anni di expertise, assolutamente. Servirebbe effettivamente un raccoglitore per le Jumbo. Stili di lotta. No, io voglio Femme Oscure perché può uscire Eternatus. Vabbè, no, pullalo tu Eternatus. Pullalo tu. Ah. Va bene qua. Allora, eccomi qua, ragazzi. Il Antonio. Vado. Colpo fusione. Fortuna che è il fonico e non il grafico. Vabbè, ma era una pentata a puro scopo illustrativo. 1, 2, 3, 4. A GameStop insieme a qualche jumbo da un raccoglitore apposta. Ah, tra l'altro cosa non vi ho detto? Anche queste cose che ormai do per scontato, ma sono 2 anni che non lo facciamo. Tornano le promo. Domani ci saranno 750 codici utilizzabili per chiunque non avesse comprato ancora Leggende Pokémon Arceus per comprarlo da GameStop a circa 10 euro meno, forse anche qualcosa di più. Oltre al bundle che però c'era già, quindi ve lo pubblicizziamo semplicemente, al bundle a 99 euro di Scarlet Violet. Di Scarlet Violet. Ragazzi, abbiamo fatto la live e partnership con Nintendo, e a sua volta Nintendo in collaborazione con GameStop. Quindi domani 750 persone, le prime 750 persone che redimeranno questo codice potranno prendere, se non l'hanno ancora fatto, Arceus a poco prezzo, comunque a meno del solito. Se no c'è il bundle a 99 euro di Scarlatto e di Violetto. Sliggo. Shana. Ai primi 750 che telefoneranno. No, ci sarà proprio un codice che noi vi daremo, è sempre lo stesso, ve lo diamo direttamente in live, utilizzabile 750 volte. Dopodiché, fine. Charizard della prima edizione col simbolo prima edizione, quanto può valere? Dipende da che condizioni è, caro. Nel collezionismo ciò che conta è le condizioni. Mica volto mai visto. Questa rara non l'avevo mai vista. Molto bella. Vicavolt mi fa schifo, ma in questa carta è figo. Quando darete il codice per regolarmi con gli orari? Dall'inizio della mattina, ragazzi, a poco dopo l'introduzione daremo il codice. Compro 750 copie e vi frego tutti. Secondo me è conveniente, raga, perché non penso che ci sia... No, non fate gli scalper, ragazzi. Leggende Pokémon Arceus a questo prezzo non so quante altre volte capiterà, banalmente perché quando uscirà fuori dai radar, la conoscete la politica Nintendo, un gioco che esce fuori dai radar non è che poi vale sempre meno, no, ritorna a avere il prezzo di lancio e lo avrà finché la console non è morta, quindi io vi consiglio di approfittarne se lo volete comprare, cioè se avevate già intenzione di comprare Arceus. Stessa offerta di Nintendo di qualche mese fa, durata pochissimo, immagino, perché parte sempre da loro. Eccoci qua. Siamo alle rare? A Raropoli? Però in linea con quello che succederà domani questo. Un bel livello all'incazzato nero. Chissà che porterà Arash. Perché lui è sia Amungus player che Yveltal player. Però insieme Amungus e Yveltal in questo meta non li ho visti tanto. Eccoci qua. Ma che cazzo ho fatto? Ok, ce l'ho fatta. Domani gioca anche Arash, assolutamente, ragazzi. È anche bello agguerrito. Un cazzo. Ste collezioni non ve le consiglio. Lo sapete che nonostante la partnership con Federic non è che io vi possa consigliare tutti i prodotti. Ce ne sono alcuni che mi piacciono e altri non. Astri Lucenti... è un must secondo me. Se avete comprato altre espansioni, non comprare Astri Lucenti, è da stronzi. Sta collezione con 4 bustine sciolte, a meno che non siate grandi fan di Lifeon o Glaceon, non ve la consiglio. Sono 4 bustine sciolte, non vi danno alcuna garanzia di 4 belle espansioni, ma che vengono solo sfiorate da una bustina. Non mi emoziona molto. Sì, ci sono tutti gli italiani, ragazzi, domani. Infatti Casto con Vinciguerra e Tivoli che sono gli unici che sono rimasti qua. Avrei chiamato Dave Cognetta se non fosse affanculo. Però è affanculo Dave. Attenzione. Bella questa reverse. Poi fra. Oh, oh. Oh, abbiamo risollevato ragazzi. Bellissimo. Questa bella, perché non è in 3D. Bella. Bella questa V. Una delle poche V belle in generale. Non la avevamo. Molto bello Scizor e molto bella proprio la carta. Si chiude da vincenti ragazzi. Gioca anche Sabaku? Sì, sicuramente. Ma in realtà Mike sarebbe forte secondo me a Pokémon. Però non abbiamo tempo in quanto creator. Ma vi prometto una cosa. Questa cosa ve la prometto oggi e non la rimangerò. Ok? Il Pardo gioca assolutamente. Se esce Pokémon 2 i tempi sono cambiati. Se esce Pokémon 2 io lo gioco serio in streaming e vado ai tornei. Se esce il picchiaduro dei Pokémon 2 quello lo prendo seriamente, quello lo vado a giocare. Quello lo vado a giocare serio, ok? Perché ormai i tempi sono cambiati, posso allenarmi con voi, sarà divertente. Ma se esce Pokémon ragazzi io voglio vincere. Se esce Pokémon voglio vincere. Come? Le altre carte, sì, certo. Ragazzi, fuggiamo. Fuggiamo. Ma vi ricordo ancora una volta di prendere Astri Lucenti se non lo avete fatto. È veramente un'occasione ghiotta avere questo box, perché si pulla all'inferno. Vi possono uscire i Charizard, vi può uscire questa carta che noi è uscita al secondo box, che è veramente una delle più belle carte che sono state fatte negli ultimi tempi. Parla soprattutto alla mia generazione, quindi ve la consiglio. Tante tante carte, ci sono le trainer card, che sono queste, quindi con il Pokémon e l'allenatore insieme. Abbiamo tirato fuori anche Bill con Eevee oggi, c'è una carta con Dedenne e un'allenatrice della palestra di Valerie, ce ne sono tante tante tante, c'è Blue con tutte le evolution, veramente una bella espansione. C'è Charizard Rainbow, c'è Charizard Rainbow un'altra volta perché sono sculato. E anche Kingler se invece siete meno sculati. Vabbè, oh, succede, insomma, non giudico per questo. Ragazzi, intanto chi è che ha trovato l'ultimo? Te. Ragazzi, fuggiamo. Fuggiamo. Domani alle 8:30 di mattina. Fuggiamo ad allestire. Vi ringrazio per lo splendido supporto. Vi ringrazio davvero tanto. Vi daremo aggiornamenti su Saidonia_PM e su Chiara, i nostri account Instagram. Se vorrete seguire l'allestimento sicuramente faremo delle storie. Andremo avanti fino a tarda notte, quindi insomma seguiteci. Grazie mille dello splendido supporto. 4473 sub adesso con quella di Bonzo. Oggi si festeggia sia i 4 anni sia la firma al nuovo contratto di lavoro. Vi si vuole bene. E allora gran poggata. Ragazzi, grazie delle tante sub che, come vi dico sempre, in questo caso finiscono tutte quante in cassa a eventi di streaming simili. Ci vediamo domani, l'appuntamento è importante per la community Pokémon intera. Quindi grazie mille e grazie dello splendido supporto. Vi auguriamo una buona giornata. Ci vediamo domani, saranno 3 giorni intensi di streaming, internazionali, Little Nightmares, Elden Ring, Pokémon Unite. Tanti streaming.